E allora parte anche la quarta ed ultima sfida di questa domenica pomeriggio. Tra una settimana si parte ufficialmente con l'ottava edizione. Buonasera, in campo Ajax in maglia rosso-bianca strisce. C'è ancora una volta il Boca, seconda settimana consecutiva per la formazione di Lucio De Curtis, che non c'è, ovviamente ancora rotto. Squalo prova Simonetti, pallone respinto. Il Boca si è comportato molto bene contro gli Hammers, finalisti della settima edizione nell'amichevole della settimana scorsa. Oggi però ha di fronte una squadra di grande esperienza, ma da vedere il livello di condizione fisica dell'Ajax. Accennato tra i pali, apre la formazione dell'Ajax. Al centro c'è Salzano, a destra Variale, a sinistra Puerio, centrocampo con Greco e Raimondi. Più avanti c'è una leggenda del calcio, una poesia col numero 14, Nicola Passariello. Chi l'avrebbe mai detto di ritrovarlo in un campo di calcio? Il Boca faccenda sostituire Canitano. Altieri Tomei in difesa con Simonetti al centro. Centrocampo con Nando Basco, torna anche lui allo sbordone League. De Rosa al suo fianco, più avanti Giorgio Prisco. Ok, movimenti, calcio d'angolo per il Boca dentro, accennato, che ha fatto una grandissima stagione con la maglia dell'Avellino alla settima edizione. L'Avellino però non volava, vero? No, imparato. Non volava. Entrambe le squadre verranno inserite nel nuovo girone della Star League in questa ottava edizione, la lega dei più grandi. Qui un contatto ruvido, Passariello, elegante come sempre. Eccolo qua, Passariello. E Alessa, vai! Scontri lì in mezzo, Raimondi all'indietro, Variale, sbuca Simonetti. E il pubblico è già imbufalito, anzi estasiato dalla prestazione di Nicola Passariello. Qui Puerio. Perde la sfera, rimessa laterale. Ragazzi, però se dovete urlare, tutti più a destra e tutti più a sinistra. Sul mio angolo cottura, cotto e mangiato. Calcio d'angolo per la formazione del Boca, che sta continuando a spingere. Vediamo un po'. Basco cerca il cross De Rosa, poi Raimondi. Prova ad avanzare Raimondi con la... Stai calmissimo, Marco Collaro, molto calmo. Greco apparecchia, viene chiuso. Prisco, lancio lungo, non trova però nessun compagno, accennato, controlla sul fondo Raimondi, la palla non passa. Basco non trova nessuno. Rimessa Ajax, Variale, Raimondi, contrasto ruvido anche con Altieri, che passa, ancora Altieri, verticalizza, Prisco, buono il triangolo, Basco dentro, lavorando, poi Greco, una magia, va via, Altieri, Eracco, ancora Greco, resiste, si accovaccia e poi la dà direttamente all'indietro, Puerio, prova ad accendersi, Simonetti recupera. Difesa a 2 probabilmente per il Boca con un centrocampo a 3. Occhio! Variale poi accennato. Blocca il pallone. Ma l'allenatore dell'Ajax è mister... chi è dei tre l'allenatore, ragazzi? Straordinario. Pietraforte imparato. Prova! Occhio qua. Raimondi. Buca il pallone. Ancora Raimondi. Prova... la girata, perde la sfera, parte Basco, allarga, occhio al pallone per Prisco, accennato coi pugni, mette in corner. Fulmine di Giorgio Prisco, quest'anno non farà parte del Real Madrid, che ha vinto la scorsa edizione con suo fratello Mattia, miglior giocatore della edizione numero 7. Tanto problemi per De Rosa. Palla dentro dalla bandierina, accennato a voto, però disturba la traiettoria per Tomei. Variale,
va Alessa, va! Mette giù. Lunga. Greco. Sbaglia? Prisco, prova lui. Palla fuori. Sta già riscaldando il destro Giorgio Prisco. Occhio ancora Prisco, in agguato lì in mezzo. Da solo sta mettendo in difficoltà la difesa dell'Ajax nel fraseggio. La rimessa ora è di Varriale. Gettata lunga. Basco, ha un po' di spazio. Carica il destro, è una finta. C'è Simonetti dalle sue parti. Basco illumina Prisco. Altra finta. Ultimo tocco e di Varriale. Occhio De Rosa sul secondo. Lo cerca Prisco. Poi Altieri, De Rosa, palleggio. Palla all'indietro per Simonetti. Salta Raimondi. Basco. Tocco per Altieri. La rimessa è sua. Vai dentro, vai. Va con le mani Altieri. Cercato Prisco, palla che c'è un rimpallo sul braccio di Greco. Simonetti. Arriva Tomei. Vediamo un po', tutto fermo. Simonetti cerca, ma non trova De Rosa, anzi sì che si mette davanti a Varriale che commette fallo. Allora ancora Varriale. Basco si alza un campanile. Varriale e Basco. Occhio a pallone vagante in area di rigore, messo fuori dalla difesa dell'Ajax che soffre in questi primi minuti. Colpo di tacco di Altieri a illuminare Basco, non aggancia. Occhio perché prova a partire Raimondi di là, tre su di lui, riescono a limitare il raggio d'azione dell'attaccante dell'Ajax. Vai Greco! Occhio qua Greco, col sinistro, faccenda! Palla lunga, Passarello! Prova a fare la sponda, al suo compagno non lo trova, De Rosa cerca un pallone filtrante, non trova nessuno, sbuca Altieri dal nulla. De Rosa, col tacco, illumina. Giochiamo anzi no, per non trova nessuno in area di rigore. Puerio, giochiamo facile, non riesce ancora ad accendersi. Puerio prova ora. Varriale, Passarello, occhio, questo Passarello vede delle linee di passaggio che nessun altro vede, tipo Totti. No, è un po' Toni, è il Toni, è Toni, vedi Lucone. Tomei gira il pallone in bocca, sempre 0-0 il risultato. Ancora Altieri per Tomei. Verticalizza Simonetti. Prova a sfondare. Prisco, un po' di spazio. Col destro traversa. Poi De Rosa. Palla che rimane lì. Due volte. C'è un fallo in attacco. Occhio Prisco. Entra in aria. Varriale recupera. Poi Salzano. Direttamente sui piedi di Varriale. Soffre ancora l'Ajax lì dietro. Pressing alto del Boca, Altieri litiga col pallone, glielo regala il mister Raquan. Non si capisce ancora il ruolo di Andrea Raccone in società, forse socio, mette dei soldi, o li ruba magari. Occhio Greco, resiste col tacco. Recupera Prisco, prova a lanciarsi. Simonetti. Prova il lancio lungo, sulla testa. Di De Rosa accennato in qualche modo. Rimessa Ajax. Greco, possesso palla per la formazione in maglia strisce. Salzano lancia nel vuoto. Prova, porta vuota, Passarello, la palla in rete. Ha segnato Nicola Passarello, fantastico il gol dell'Ajax. Nico. Greco illumina, Passarello finalizza. Dopo la respinta di accennato Bufera all'Avion, sono tutti per lui. L'Ajax colpisce clamorosamente il Boca, 1-0. Ho sbagliato, ho perso il potere.
Il pubblico è invisibilio. Canitano molto serio, eh? Vabbè, ora sono andati a fumazzare. Occhio pasticcio di accennato. Al tiri di petto. Al pallone è nuovamente tra i piedi dell'Ajax. Con Greco, gran finta, sinistro. Da un bacetto al palo e termina sul fondo. Quel pallone là. L'Ajax ora sta ritrovando lucidità lì davanti. Si sta rendendo anche molto pericoloso. E infatti Raccone ora è già molto più serio. Palla a Prisco. Arriva Salzano. In avanti Greco già sulle gambe. Attenzione, l'età si fa sentire del DS. Basco. Pallone per Faccenda. Tomei. Simonetti. Prova la gran botta. Accennato. La tiene lì. Greco. Variale. Palla sul sinistro di accennato. Pallancio lungo. Troppo. Prova ad allungarsi Greco. Cerca Raimondi col velo di Passarello. Più che velo però, mi sa che si è spostato per paura di essere colpito dal pallone. Tomei. Altieri. Calcia. Va col sinistro. Murato da Salzano. Arriva De Rosa. Gran finta di De Rosa. Cerca il fondo. Intervento di Puerio. Imbestialito su quella fascia lì. Calcio d'angolo per il Boca, che torna nuovamente in avanti. Palla sul destro di Nando Basco. Batterà lui. Cerca un pallone forte che rimane lì. La girata di Tomei sul fondo. Ancora Greco che illumina la scena. Puerio deve partire da molto dietro. E allora recupera De Rosa. Si sgancia Simonetti. Greco a recuperare il pallone. Anche in fase di copertura Lorenzo Greco cerca di ritrovare la sua miglior condizione. Anche se intanto c'è un personaggio non da poco, il campione dello Sbordone League, settima edizione, dei Vivo, col suo Real. È venuto a vedere le new entry. C'è il Boca e c'è l'Ajax. E c'è Passarello. Ha segnato anche. Altieri. Prova a partire. Puerio contro Altieri. Attenzione. Prisco. Per Prisco. Col destro. Ha pareggiato il Boca. Eccolo qua. Giorgio Prisco, fratello d'arte di un certo Mattia, compagno del Dei Vivo. Sei carico? Che sono le spalle più forti? Già di una squadra, guarda. Forza pure. In attacco, ammo. Quanto? Fammi una mezza. Pensi che in attacco, che fa la mia. Ma forse mi dice. No, ma adesso diciamo, l'hai visto. Batte l'Ajax. Con Lorenzo Greco, prova in porta. C'è Faccenda sulla traiettoria. Possesso per Altieri. Parte il lancio. Occhio a questa palla vagante. Accennato, la fa sua. Colperecce. Problemi per Passarello per fare una sponda di Recchia. Si è fatto un po' male. Occhio perché lui ha già 3-4 neuroni. Prisco. Occhio, punizione in area di rigore, gioco pericoloso. No, boh, è calcio di rigore. C'è il gol sicuro. Se voluto, guarda, ragazzi, stiamo migliorando. Ma come si vira, vero? Però ragazzi, di giro sto registrando. Ah, sta prima sto gol. Punizione per il Boca dal limite dell'area. C'è Giorgio Prisco, ma anche De Rosa, punizione in due. Per il gioco pericoloso di qualche istante fa. Tutta la squadra dell'Ajax nell'area di rigore. Intanto là si distribuiscono soldi. Fischia l'arbitro. Va Prisco! 2-1. Ancora lui. Ancora il Boca.
Ma non fai mica questa quando stai guardando. Respinta di Faccenda qui su Raimondi. Pallone dentro, occhio, quasi porta vuota. Ancora Passarello, prova il numero. Non la perde Passarello, gran palla Raimondi col destro. Palla fuori. E fondo. Si improvvisa anche assist man. Incredibile. Bravo Nini. Passarello. Giocatore ritrovato. Prisco. Palla dentro, forte! Che entra in porta, accennato la legge male, 3-1, tripletta di Giorgio Prisco che punta a un titolo che ha vinto il fratello nella passata edizione, il miglior giocatore. Possesso Boca, palla lunga di De Rosa, cercato Prisco, un aggancio impossibile ma riuscito, apparecchia a Simonetti col destro in curva. Variale. Ancora Greco. Palla persa. Nicola Passarello con un colpo così. Greco, gol destro. 3-2. Torna nuovamente sotto l'Ajax. Com'è forte? Un in meno per il Boca. Per l'infortunio di Altieri, che lì fuori al campo, problemi per lui. Dai amici, dai, accenna. Finisce così il primo tempo, 3-2, per ora in vantaggio la formazione del Boca, dopo un grande inizio della formazione dell'Ajax. Comincia qui la partita. Inizia la ripresa, non la partita, come suggeriva il Los. Oh, occhio, errore, Prisco! 4-2. Poker d'assi di Giorgio Prisco. Appena iniziato il secondo tempo di Boca contro Ajax. 4-2 risultato, nuovamente a più 2 la formazione. Ma che cosa è successo? Io non l'avevo visto. C'è un primo piano perché... Cioè ragazzi, c'è una leggenda in campo. C'è un raccone, numero 6. Una vergogna. Dovevo farlo per forza, ragazzi. Cioè non c'era un'alternativa. L'ultima partita, ricordo, un infortunio con rottura del crociato al signor raccone. Magari, magari riproponesse quella scena. Era un difensore rude, a volte... Oh, però non mi bruciare la cosa. A volte efficace, a volte un po' rude, a volte meschino raccone. Però un difensore divertente, direi. De Rosa studia la mossa. Prende la rincorsa. Va De Rosa col destro. Spara via Puerio. Mi piace più vederlo più avanti, Pietra. E beh, diciamo che è un giocatore adatto a fare entrambe le fasi. Ma quando parte da dietro perde tanto. Il tun Passarello. Il tonno. Sembra, diciamo, Pratto del Genoa. No, non è vero. Qua Luca Spratto. Il cammello. Parte Pasco, velocissimo. Stava vincendo anche un buon rimpallo. Spara via Salzano. Io ancora non ho capito la posizione di Collaro, che su 180 gradi te ne prendi 85. No, ma stai proprio davanti, frate. Vabbè Carlo, lui è proprio un buon gustaio. Calcio d'angolo, mette fuori Varriale. Ancora da scoprire. No, zio, sono 170 per l'esattezza. Vieni a vedere, zio. Palla dentro. Puerio. Pasticcia un po'. Sinistro di Simonetti. Detto Shark proprio per i lineamenti. Occhio a vuoto accennato. Tacchi sveglio, quante palle stai guardando, stai vedendo? C'è lo squadra e il tacchino, lo zoo, sta squadra. Il tonno anche. Nicola. C'è il tonno passare. Greco. Prova una pennellata. Cercare Raimondi.
che voleva portare a casa il piccolo Faccenda, usarlo magari come soprammobile. Palla dentro, Fernando Basco non aggancia. Tanto Collaro passeggia a stile Spalletti sto pomeriggio contro il Torino. Greco, Salzano, ancora per Greco, ringhia Simonetti, Puerio, c'è un fallo su di lui, fallo di Raccone, occhio a Passariello larghissimo, prova a inventare, prova la roulette ma non ha proprio quelle caratteristiche lì, occhio anche, sono tanto amici Basco e Passarello, si vede da questi abbracci fraterni anche durante una partita di calcio, anche Rudy. Mi piacciono tutti e due sotto lato. Prova Prisco. Va Puerio, doppio passo, arma il destro, Simonetti su di lui, lo aggira Puerio, prova un tocco centrale, palla che rimane lì, Greco con la panfella, è un gol meraviglioso, l'esultanza un po' ignorante, 4 reti a 3. Bravo Lori, bravo Lori, Lorenzo, grazie Collaro. Ma siamo 4-3 o 5-3? 4-3, 4-3. Ah, una partita. Poker di Prisco. Dall'altra parte doppietta Greco, il gol di El Pasaro. È il Pasaro triste. Salzano. Ha impostato poco? Salzano. Spazza più o meno sempre. Pinocchio. Piccolo Puerio. Tomei. Si chiama il movimento di Simonetti. Buona la palla in verticale. Prisco. Cerca De Rosa. Buono l'aggancio. Forse con un braccio. De Rosa. Palla alta. Occhio. Ma cosa ha fatto? Cosa ha provato? Si riparte subito da Varriale largo a destra. Raimondi. Allora ci sono scarsi e scarsi. Sta quello scarso, no, che è scarso. Però bene o male, tatticamente, c'è cioè intelligente. Poi c'è il Raccone. No, io sto parlando di Passarello. Ah, Passarello. Bene o male, no? Cioè, capisce i movimenti giusti quando andare a pressare e quando no. Invece Nicola è immobile, sta sempre fuori tempo. Cioè un Cristiano inutile. Puerio. Simonetti recupera un buon pallone. Perde il contrasto con il DS. Occhio! A Raccone non fa un intervento senza fare fallo. Puerio, calcio d'angolo, già battuto, non si vede nulla, ci sono più spettatori che giocatori, attenzione. Raccone, è partito Raccone dentro, che palla per Basco, forse corta però. Allora Prisco, Basco, Simonetti, prova, miracolo. Se segnava Raccone, chiudevamo il battente e andavamo a casa. Finiva qui la partita. E ci sono anche tanti personaggi interessanti come il buon Rapicano. Palla dentro, col destro De Rosa. Raimondi allunga. Occhio a De Rosa che stava facendo un danno di 250 euro. E allora il DS si prepara. Questa punizione barriera 3. Puerio a disturbare la visuale di Faccenda che si mette molto sul suo palo. Vediamo un po'. Va Greco, col destro Faccenda. Allunga in angolo. C'erano mancate le fantasie di Lorenzo Greco. Già battuto al corner. Greco, prova a giro. Ancora Greco. Prova di punta. Faccenda. Grande riflesso. Pallone dentro, colpo di testa di Prisco. Barriale con le mani. Pallone dentro, colpo di destro di Greco. Miracoloso Faccenda. Lo Sbordone League riabbraccia uno dei vecchi talenti. Faccenda, uno dei migliori portieri che abbiamo mai visto nelle nostre leghe. Bentornato Faccenda. E allora Basco
tiene in vita il Boca, il portiere appunto della formazione maglia gialla, Prisco, gran palla, calcio d'angolo. Ma ha letto mi matrimonio. Calcio d'angolo, battuto dentro, rinvia Puerio. Prova al volo Raimondi, palla sul fondo. Qui lo beccano poi i suoi tifosi. No, sono l'allenatore. Ah, addirittura gli allenatori. Tomei. Buona. Pallone Raimondi. Ancora. Puerio, si gioca un calcio strano. Maschio. Raimondi, prova a illuminare. Esce Tomei. Simonetti, accelera. Palla centrale. Prisco fa perno. Arriva De Rosa. Prisco! Accennato. E di fa? Io can. Io posso. Va con la rimessa a Basco. Tomei. Partita ancora in equilibrio. Ancora Basco. Gioco di suola. Rimessa per Gianna. Occhio. Va giù. De Rosa. Buon numero di De Rosa che ancora viene messo giù, preso d'assalto dagli olandesi dell'Ajax. Applausi per De Rosa. Anche il tacchino invita la folla ad applaudire. Palla per lui, eccolo qua. Puerio, una mossa strana. Occhio De Rosa. Ancora Puerio. Occhio ancora Puerio, molto rude. Raimondi che passa. Raimondi! Eccolo! Michele Raimondi! Ha pareggiato l'Ajax. Fantastico Raimondi. Questa è una scena ignorante ma fantastica allo stesso tempo. Pareggio Ajax. Ma che te l'hai visto? Se hanno i video compromettenti. Vogliamo la mavio. Andiamo il replay. No ragazzi, il replay istantaneo con la tecnologia non ce l'abbiamo. Ancora Greco. Cerca ancora Raimondi. Di petto. Prova a sistemare. Vediamo un po'. Il fallo è di Simonetti, punizione pericolosa per l'Ajax, che può tentare il colpaccio. Sulla rincorsa c'è Passariello. No, non è vero. Non è vero. Battuta improvvisa, Salzano, calcio al vuoto. Accennato, spara via, porta vuota, prova Raccone. Attenzione, ancora uno squillo di Passariello, allunga in angolo, faccenda. Una palla improvvisa, ci ha messo la zampa Passariello. Il pubblico è tutto per lui. Nico, mezza là, Nico! Palla forte, faccenda su Greco. Ora si gioca una porta perché l'Ajax spinge, palla dentro, colpo di testa. Ancora Passariello. Ancora con le mani. Palla dentro. Passariello prova la torre. Greco. Prova il tunnel. C'è Basco. Allunga Simonetti. Si distende il Boca. Sviene Raimondi. Puerio. Simonetti recupera un gran pallone. Palla per Basco. Arriva Salzano. Ultimo uomo. Va lungo linea a Raimondi. Prova un altro tunnel. De Rosa. Raimondi scivolata. Salzano recupera. Prova in porta. Tiro sballato. Faccenda. Gioca lungo. Simonetti di testa. Passariello. Mette giù. Non passa. Greco. Numero. Recupera Raccone. De Rosa. Per vento di Vardiale. Simonetti, sventagliata, ben posizionato Varriano. Passariello su Simonetti.
alleggerisce a Tomei. Pallone alto verso Prisco, di petto, prova il numero, recupera Puerio. Dalla, dalla. Ancora Puerio, mezzo a tre, va giù, punizione. Faricate. Batti tu, schioppa. Punizione per l'Ajax. Occhio alle torri in aria, c'è anche il Passaro. Palla lunga, con i pugni faccenda al volo Varriale. Mamma mia. Tomei, anzi Simonetti. De Rosa col tacco, calcio d'angolo. Dalla bandierina va De Rosa per il Boca. C'è anche Raccone dentro l'area a saltare. Occhio a colpo di testa. Palla dentro per lui. Fallo di mano di Raccone. Vabbè. Ammonilo. Puerio si gioca. Raimondi cerca il pallone per Passariello, che prova a mettere giù questa sfera. La tiene in campo? No. No. Mentivo. Allora si riparte con Basco. Accelera, c'è anche largo Prisco. Basco non trova lo spunto per De Rosa. Riparte Salzano, lungo linea, colpito dal pallone Passariello. Sembra ormai un palo della luce in mezzo al campo. Non ne aggancia più una. Ma se ti metti un po' più dietro, magari giocano anche sulla destra. Sono giù. Stanno evitando proprio, quarti di campo. Infatti sì, diciamo, ancora Passariello prova l'aggancio, non è riuscito nemmeno questo. Poi fa un danzo di salsa e merengue. Un danza? Un passo ho detto. Ho detto passo. Ragazzi, sono 5 ore che sto parlando. Non ce la faccio più. Ormai i neuroni sono fusi. Simonetti, Raimondi, occhio, si inserisce il Passaro, prova Greco, ha segnato l'Ajax, che passa in vantaggio con Greco. Colpo di scena all'Avion, vantaggio Ajax, batte Prisco sul muro. Basco si propone, De Rosa, palla corta a Tomei, avanza lui. Ancora Tomei, resiste, non passa Puerio, la rimessa comunque è sua. Solo un amichevole, ma grande partita, anche questa ne abbiamo viste almeno 3 interessantissime su 4 quest'oggi. L'ottava edizione promette grande spettacolo. C'è tanta qualità in mezzo al campo. Varriale resiste alla carica. Passariello, c'era un fallo in precedenza. Puerio alza campaline per la testa di Raimondi. Arriva ancora Varriale, non ci arriva invece Passariello, che non aggancia un pallone da almeno 20 minuti. Simonetti, buono lo spunto, non il passaggio. De Rosa prova a riconquistare, subisce un calcio, punizione. Già battuta per Prisco, che ha un po' di spazio col destro. Accennato. Grande parata. Raccone va con le mani lunga. Salta benissimo Passariello. Simonetti prova a rimescolarla dentro. Calcio d'angolo per il Boca. Palla dentro, secondo palo, Raccone. Era impossibile agganciare quel pallone. Simonetti, palla che passa solo a un certo punto. Poi il tacco di Varriale, la finta di Greco. Palla che arriva in rimessa per il Boca con Simonetti. Tomei, ancora Simonetti, avanza lui. Occhio, è svenuto Raimondi, forse una storta. De Rosa dentro, Puerio aggredito, va via, è partito Puerio,
prova a chiuderla, gol destro, largo. Si è acceso Puerio, ultimi due minuti di partita con uno spunto, un cost to cost interessante. Raimondi intanto non ne ha più. Manca poco ormai, Simonetti prova la verticale. Prisco prova a nascondere palla. Simonetti dentro per Basco, preso in controtempo. Non male come idea. Meno la soluzione. Greco per Ascennato, possesso Ajax. Vantaggio di un gol per la formazione di Greco. Esordio all'ottava edizione a Sbordone League. Si parte tra 7 giorni precisi. Passarello prova a inventare. Salzano sbaglia, occhio perché lì dietro c'è Prisco. Nando Basco devia, rimessa Ajax. Vareale con le mani a cercare Raimondi. Raccone si distende il Boca. Simonetti non trova Prisco. Qui colpo di riflesso meraviglioso da parte mia, direi. Occhio Simonetti. Recupera Salzano, anzi sì, ancora Salzano. All'indietro a Puerio. Prova in avanti, palla che non passa. Prisco, prova! Palla fuori di nulla. Puerio rischia qui su Prisco. Ma gira bene. Salzano va lungo. Rimessa a Boca nella propria metà campo. Tomei gioca corto a Raccone, centrale da Basco. De Rosa prova la carica, formazione maglia gialla. Simonetti, Prisco viene incontro. Simonetti per De Rosa, palla imprecisa, ancora Simonetti, intervento di Greco. Allora faccenda, ancora Tomei. Parte il lancio, diventa un tiro. Occhio, perché ha accennato la scorsa edizione, ha preso un gol molto simile da Morra. Puerio, palla in avanti. Simonetti di testa, arriva De Rosa. C'è Basco largo, dentro tutto solo Prisco, fa sedere accennato e pareggia allo scadere del match. 5 pari, Prisco. 30 secondi alla fine, pareggio di Prisco. Greco, deviazione, calcio d'angolo, chiude in attacco l'Ajax per l'ultimo assalto. Vediamo un po', non sale accennato. 20 secondi alla fine, va Greco, occhio al passaro, tira forte in mezzo, sarà ancora angolo. Chance numero 2, probabilmente l'ultima. Ancora forte dentro. Occhio perché è partito Raccone. Il tocco per Prisco allo scadere. Prisco salva. Puerio è finita. L'ottava edizione dello Sbordone League è pronta. È pronta a partire la prossima domenica. Spettacolo all'Avion, solo nelle amichevoli. L'amichevole precampionato Boca Ajax, siamo qui con l'MVP Giorgio Prisco. Ritorna il Boca, ritorna Prisco, ne fa 5 quest'oggi. Ci sono state delle incertezze da un punto di vista difensivo, a centrocampo non avete riuscito ad oleare bene i meccanismi. Se magari mi sai dire qual è il punto debole e il punto forte di questa squadra. No, no, non abbiamo punti deboli tatticamente, più mentalmente, dato che il primo tempo è stato dominato da noi. Siamo entrati nel secondo tempo un po' rilassati, troppo rilassati. Abbiamo lasciato spazio a loro che poi erano bravi, quindi giustamente non ci hanno messo molto a ribaltare il risultato. Poi siamo riusciti a fare 5-5 alla fine, però siamo delusi perché è una partita da vincere. Miglior giocatore del torneo uscente, il fratello, chissà se quest'anno riuscirà in nome del fratello a vincere lo stesso trofeo. Auguriamo il meglio a Giorgio Prisco. Grazie, alla prossima.